ancora faccio qualche domanda al Vanni su questa famosa telefonata alla Filippa, Lotti, scusi, sono un po' stanco, con la Filippa Nicoletti, però siccome mi dicono dei colleghi che c'è qualche differenza sul brogliaccio che ho io rispetto alla trascrizione, mi riservo di fargli le domande successive. Dopo aver esaminato la trascrizione, ho avuto solamente ore, che fino a questo momento non nemmeno preso. C'è problema. A un certo punto lei, durante questa telefonata, lei dice alla Filippa questa parole, perlomeno a come mi risulta del brogliaccio: sì, ma ti fanno certi colloqui che alla fine io non ce la fo più e ti imbrogliano. Che voleva dire? No, imbrogliano. No, l'ho detto così, non è che l'abbia detto definitivamente. Cosa voleva dire con quelle parole? Cosa voleva dire con quel discorso? Era il principio dell'interrogatorio, sicché mi scappava, ho detto così questo discorso, però non è definito questo discorso. Mi è scappato detto, va bene. No, mi è scappato detto, l'ho detto così, però non... spiegare. E ce lo spieghi, che cosa voleva dire? Ora... questo me lo spiego in meno, il discorso così, non è che... L'ha fatto lei? No, era il punto, anche era il momento di parlare dell'interrogatorio. Senti, la voce non è più... Mi hai messo male il microfono per caso? No, no, non c'ho la voce io qui. Che allora si accosti meglio il microfono. Sarà stanco anche lui, sono stanco io. E andava un altro po' e poi si mette. Vabbè. Ma comunque questo ti fanno certi colloqui si riferiva a quelli che lo interrogavano. Quello interrogava, allora ho detto questo discorso che non ho specificato per bene io. Un po' più sotto lei dice, non ci sono mica altro che io, lei dice. E la Filippa dice, ah, e lei risponde, non ci sono mica altro che io. E la Filippa dice, lo so, anche il ragazzo di Monte Fridolfi le è uguale. Chi è questo ragazzo di Monte Fridolfi? Fernando Pucci. Benissimo. Dopo lei fa questa battuta, dice, lo so, e che devo fare? E a me mi hanno costretto. Vedrai alla fine, non lo so, speriamo di no, ma io dico che vo a finire dentro, speriamo di no. La domanda è questa, qualcuno gli ha detto che andava a finire dentro? No, questo l'ho spiegato io. Ne parlando con lei. Era un'idea sua? Sì, detto da me, non è che me l'abbia detto gli altri, questo no. Ci spiega queste battute. La Filippa dice, io che ti devo dire, tu hai, ma è vero quello che hai detto? E lei risponde, il che? Che l'hai visto ammazzare, dice la Filippa. E lei dice, ma... ormai l'ho detto, non posso mica tornare indietro. La Filippa le chiede, ma è vero? E lei dice, è vero, ormai l'ho detto, ma hanno imbrogliato loro, se no. E quello che cominciavo l'interrogatorio, sicché non ero sicuro, piano piano ce l'ho fatta andare su. Cosa vuol dire? Hanno cominciato loro, mi hanno imbrogliato? No, forse ho detto senza pensarci, questo discorso. Ma cosa voleva dire? Presidente, dopo diciamo un'altra cosa, io ho visto, dice lui. Senta, avvocato. Ma cosa ha detto? Sto chiedendo le altre cose. Su questo punto. Ma cosa è? Io leggo quello che mi pare a me. Poi quando fa la sua difesa, lei gli chiede quello che gli pare a lei. Ma lei non mi fa un beccato delle cose a me. Scusa, salvi la sto, per cortesia. Se si porta una frase, porta per intero. No, niente tu, ora chiediamo cosa risponde. Non ti ha detto al Presidente, mi riservavo di fare altre domande, oltretutto dopo aver letto la trascrizione, con cui un brogliaccio. Cosa voleva dire con quelle parole, Lotti? Ma io mi esprimo in meno perché in quel momento non sapevo che dire, mi è venuto detto così, non è che l'abbia detto proprio in quel momento a quella maniera. I momenti di interrogatorio in principio non ero. Insomma, perché? Non ero? No, in quel momento non ero mai sicuro di dirlo, che potevo dire.
Però la Filippa su questo discorso lei, scusi, l'ha approfondito di più di me, allora io beh, ho fatto così, ho messo, spiegato bene, non so. Le chiedo questo, ma lei aveva timore, pensava che qualcuno le potesse registrare la telefonata? E quello sbaglia io, quello la registrava di certo. No, le ho chiesto se lei temeva, pensava, sospettava. Quello sì. I primi tempi se la registra la telefonata, ah, e sbaglia io la telefonata. Ecco. Perché poi la Filippa insiste, dice, tu devi dire se è vero oppure no. E lei dice, sì, ormai l'ho ben detto, e che vuol dire? Dire che potevo dire il vero durante l'interrogatorio. Questo vuol dire che lei voleva dire il vero durante l'interrogatorio? Sì, questo qui. Sì. Non so se mi sono spiegato bene. Ho capito, perché poi la Filippa gli dice, ma tu a me mi devi dire se è vero, e lei risponde, ormai l'è vero. Sì, di quello ho detto ora, non so. Non mi sono espresso bene io. A un certo punto, e dice, quando mi fermai lì c'era la tenda, vedi la tenda e c'era due persone, quell'altro l'ha riconosciuta subito, io non l'ho riconosciuta. Lo dice lei, alla Filippa. Sì, ed è per lì non lo riconosco. Ah. Questo lo dice anche ora? No, ora non lo dico. Ah. L'ho già detto, no? Poi a un certo punto dice questa frase, anche a me me l'hanno detto, ma io non lo so mica di questo fatto, come fo a saperlo? Io ho sentito di, non so mica di, sai le chiacchiere San Casciano, tu lo sai com'è. Vabbè, qui però parlavate dell'impiccato. Sì, scusa parlare di impiccato, misterioso. Positive, negative, in dubbio, pericolo. Lei, pubblico ministero, si stava arrotando i denti per dire no, e invece gli ho detto come prima, tu sei stamattina, sta tranquillo. Si trattano in una maniera, lei dice, sì. Lotti, ti trattano in una maniera che non ce la fai più. Alla fine, e tu dici delle cose che poi ti fregano loro, e che posso fare? No, sono che quando si interrogano, non è che si interrogano un'ora, sicché lì per lì tu sai più del dire preciso delle cose. Sì, ho capito. Mi sembra. Ma se lo dice la verità, questa volta sembra una, ma io, sembra una ossa giusta. Perché un interrogatorio te lo fanno un'ora, due, tre. Senta, e poi di un momento ora le faccio questa domanda. Le leggo questa cosa e poi le faccio una domanda. Vuoi sapere, lei dice, che gli ha detto questo Mario il Vanni? Lei chiede alla Filippa. E la Filippa dice, E lei dice, sono stato io a fare gli omicidi. No, questo non è vero. È scritto lì? Lo so, ma allora, tramite, e la tramite dice, loro... chi è stato? E messo no, insieme. Aspetti, lei continua. No, l'ha detto lui. Io sono andato a fare... E ora fate il confronto, sì, fate il confronto di settimana. E lei dice, speriamo bene. Ora la domanda è questa. Qualcuno a lei gli disse che il Vanni la accusava di aver fatto gli omicidi? Ha detto il discorso, ma se siamo insieme, ma noi... Chi gli ha detto? Mai. Vanni? Vanni gli disse... No, non è sbaglio. Parla per bene invece che accusa a me. No, aspetta. Ma lei dice, vuoi sapere che gli ha detto questo Mario il Vanni? Dice, sono stato io a fare gli omicidi. Gli ha detto il Vanni questo a lei? Ma accennavo, però io non ho fatto, se erano insieme, mi hanno accusato in mezzo dentro con me, insieme. Lui ma non, lei non era lei che ha visto tutto, era insieme. Lo so. Com'è che me l'ha detto? Che dice? Come dico, ma non ho stretto andare insieme a loro e fare queste cose lì. Sì, obbligato a fare questo. È domani che dice il nostro. Vabbè. Insomma.
Poi lei fa questa battuta, dice: poi mi vogliono domandare dell'83, dell'82, l'80. Come fa a sapere queste cose? Passando il tempo, mi sono ricordato delle cose. Però in questo momento, quando lei parlava con la Filippa, non si ricordava di queste cose. No, mentre parlava con la Filippa, no, tutte precise, interessante, no. Conversazione telefonica, oppure no? No, tutte precise. Non se ne ricordava. Senta, ma non temeva che la telefonata fosse registrata? Lei ha detto, aveva paura che fosse registrata. Non ha detto un discorso di questo tipo? Poi seppi registrata in quei momenti lì. E allora? Ormai se la verità l'ho fatta la registrazione, l'hanno fatta anche poi. Ma lei sospettava che la telefonata fosse registrata o no? Io credo che la fosse registrata, invece la fosse registrata. Senta, Lotte, allora poi lei fa quest'altra battuta, dice: ma poi gli hanno visto una macchina, dice, a Scandicci, ai Giovoli, e io che ne so, ma per l'appunto la mia macchina le da tutte le parti, dice. No, tutte, io vado a trovare una cugina, ma io ci andavo via tutti i giorni a trovare, appunto. Io non lo so, dice, ma bisogna tutti dire la verità, ma scusa, ma se non la so perché è andata alla cugina non si può andare a bere, non so, perché se non ho visto un coso fermo, come fa a dire? Mi spieghi sta battuta, no. Perché è bellissima. Sì, è bellissima. Io ci andavo a trovare questa cugina a Scandicci, però... Sì, no, ma io le chiedo questo, guarda, intanto non importa che me la spieghi la battuta, perché poi ne parli. No, io batto. Non ne parli mai, perché è abbastanza chiara adesso. Le chiedo questo, qualcuno gli aveva detto d'aver visto la sua macchina a Giogoli? La macchina dove lì ferma? La sua macchina a Giovoli. Ma io viaggiavo, non è la mia ferma. No, io voglio chiedere se qualcuno degli inquirenti gli aveva detto: guarda, te ti sei visto la macchina tua a Giovoli, gli avevano detto. Ma io questo è mio. Se l'hanno vista non lo so io. Non lo sai. Allora c'era qualche duro e guardava questa macchina, non lo so. Cioè, se in sede di interrogatorio, quando l'hanno esaminato lei, facevano le domande a lei, qualcuno di quelli che lo esaminava gli ha detto: guarda, la macchina tua è stata vista a Giovo, non da quelli della polizia, da qualcun altro. Gli ha fatto questa domanda o no? No. Senta Lotti, lei anzi ha detto questa cosa, che era stato lei a ammazzare, che Vanni diceva che era stato lei a fare gli omicidi, gliel'aveva detto Vanni, ha detto così, no? Sì. Dopo poco, questa conversazione telefonica, lei dice, ti ha sentito, lei dice li ho ammazzati io, chi lo dice, Vanni? Dice la Filippa, e lei dice, c'era scritto come dicevano quelli che mi accompagnano per andare al colloquio alla questura. No, questo no, Io ho altre domande per questa, per oggi, forse, dunque, no, nessuna domanda. Bene, lei ha domande? Sì, Presidente, se vuole comincio stare a te. Posso cominciare? Può fare qualche domanda, come no? Però mi immagino che non finirò nel giro di mezz'ora, ecco. Magari non sono lungo come collega. Domanda, non le facciamo qualche domanda, se no...